Come in. Ladies and gentlemen, il guidatore moderno tende ad essere nervosetto. A chi non è capitato, dopo tutto, di scagliare imprecazioni multiple in lingue morte, dopo essere stato sorpassato a destra da un pirata o di invocare divinità oscure davanti a una lunghissima coda autostradale? In quei momenti le persone tendono a seguire due linee di pensiero principale. La prima è quella del vivi e lascia vivere, ovvero l'accettazione di buon grado del caos del traffico. La seconda, e nettamente più diffusa, è quella immaginativa, che porta il conducente a desiderare intensamente di entrare nella fiancata del pilota che gli sta davanti ad una velocità supersonica con un hammer, nel modo più violento possibile. Trattandosi di un desiderio che deve per tante ottime ragioni rimanere tale, è cosa buona e giusta sfogarlo nei videogiochi. Dunque, guidatori della domenica, del lunedì e di tutti gli altri giorni della settimana, sarete felici di sapere che a voi ha pensato Codemasters, con Dirt Showdown, un gioco dove le altre macchine sono sia avversari che fantastici bersagli mobili per il vostro parafanghi. And now we got the bass banging from here to Buckingham Palace. They're all moving. Hey Simon. Ok Nevada, ora si fa sul serio. Vediamo chi va a cedere al tour Dirt Showdown. Codemasters non ha sviluppato la sua ultima creatura con l'intenzione di riattirare a sé i fanatici del rally virtuale, ma con quella di catturare un'utenza molto più estesa, non necessariamente appassionata di motori. Per fare questo, ha messo in campo un titolo del gameplay nettamente più arcade e semplificato rispetto a quanto visto in passato. In Dirt Showdown, le specialità si dividono in tre insiemi principali: le corse, gli unigun e le gare di demolizione. Possono sembrare pochine, ma in realtà per ogni tipologia di competizione vi sono più tipi di sfide da affrontare e vanno utilizzate obbligatoriamente classi di veicoli differenti. Le corse si dividono in Race Off e Domination, ovvero gare classiche di velocità e percorsi a checkpoint dove ogni volta l'ultimo classificato viene eliminato impietosamente. Molto più peculiari invece gli unigun, percorsi a ostacoli che vanno affrontati con automobili tunate per raggiungere il massimo della guidabilità. Questi ultimi si dividono nelle Trick Rush, percorsi a tempo dove vanno fatti più punti possibili, e negli Head to Head, gare uno contro uno dove è necessario superare la gymkhana prima dell'avversario. Le ultime modalità, ma non le meno importanti, sono quelle del sottoinsieme demolizione, che trasformano il gioco in una sorta di erede del mitico Destruction Derby, mettendovi alla guida di auto scassate e corazzate, il cui unico obiettivo è sopravvivere alle botte e fare più punti possibili a forza di speronate. Anche in quest'ultimo caso, Dirt Showdown offre una suddivisione degli eventi con il Rampage, un tutti contro tutti in arena nel quale vince chi fa più danni e butta fuori dal ring le altre auto. L'8 Ball, una gara in una pista 8 nella quale ad ogni incrocio si rischia l'incidente, e il Knockout, un survival mode che vi trasforma in un bersaglio ambulante e costringe a resistere il più a lungo possibile agli assalti dei nemici. È finita! Ma è stata una gara fantastica! Si tratta di un bel numero di modalità, che offrono una lodevole varietà al pacchetto e assicurano un certo divertimento, specie se si considera la lunghezza notevole della campagna Showdown Tour, divisa in 4 parti da sbloccare a forza di vittorie. Per stravincere queste competizioni avrete a disposizione un discreto numero di automobili, gran parte delle quali andranno sbloccate trionfando e acquistate con i guadagni ottenuti. Le auto non saranno inoltre al massimo della loro condizione e andranno potenziate sempre più a suon di soldoni per raggiungerlo. Dirt Showdown presenta uno stile di guida molto semplificato e i controlli hanno un feeling misto tra lo slittamento tipico dei rally e la risposta fluida ed essenziale dei Need for Speed. I bolidi dispongono anche dell'ormai fin troppo abusata bomboletta della Nitro, anche se il senso di velocità è molto lontano da quello di un Burnout o compagnia bella, considerando che si affrontano principalmente corse su sterrato. C'è pure un indicatore dei danni che costringe al ritiro nelle corse se portato a zero o provoca un respawn nelle competizioni Demolition. Il tutto funziona benone, anche se avremmo apprezzato un po' più di unicità nelle scelte, visto che le caratteristiche si riducono a influire quasi esclusivamente sulla potenza delle auto durante un urto, con bestioni pesantissimi in grado di resistere ad un elefante in carica e macchine più leggere che invece devono sperare di non urtare mai neanche per errore gli avversari, pena un'uscita di strada poco corroborante. La sola categoria a dare un feeling discretamente unico è quella legata alle gare unigun, che costringono a driftare durante le curve, buttare giù segnali colorati e eseguire evoluzioni attorno ai pali degne del mitico Ken Block. L'unico problema che abbiamo riscontrato è la fisica farlocca di alcuni impatti, che porta spesso volentieri i mezzi meno imponenti a capottarsi per un non nulla e costringe a ricominciare la gara per l'enorme ritardo accumulato. Fastidioso, ma comprensibile in un gioco che fa della guida dura il suo cavallo di battaglia.
L'opera più fracassona mai creata da Codemasters rende benone in singolo, ma inizia a brillare di luce propria in multiplayer, dove le molteplici modalità e la natura brutale delle competizioni risultano davvero galvanizzanti, specialmente negli one-on-one a ostacoli e nei Rampage. Il gioco online è ulteriormente nobilitato dalla possibilità di competere in eventi in team, quali sfide a cattura alla bandiera ed esibizioni acrobatiche a punti, e di utilizzare il RaceNet, l'equivalente Codemasters dell'Autolog. Non manca neppure lo split screen, ottimamente implementato, che garantisce di partecipare a eventi in squadra esattamente come nel gioco online. Anche questo pilota ce l'ha fatta! Graficamente, Dirt Showdown è un titolo estremamente piacevole. Le automobili sono molto dettagliate, sia quelle realmente esistenti, sia i cassoni da 2 tonnellate usati per le modalità più distruttive. Persino le piste sono piuttosto numerose e variegate, seppur molto semplici e non prive di qualche debolezza tecnica qua e là. Ogni auto dispone di più livree selezionabili prima di una gara, molto peculiari e ben fatte. Il gioco si muove con fluidità invidiabili, senza cali di frame rate, e presenta un ottimo motore di gestione dei danni. Durante le corse con condizioni atmosferiche avverse, gli sviluppatori hanno tuttavia deciso di utilizzare un piccolo trucchetto per rendere meglio l'effetto pioggia. Hanno usato per ogni auto texture specifiche già bagnate. Idea carina, ma il fatto che le gocce siano fisse sulla carrozzeria risulta piuttosto evidente e un pochino stona. Perfetto, ce l'ha fatta! Dirt Showdown è un esperimento riuscito. Il modello di guida del gioco è piuttosto semplificato e basilare, ma funziona e diverte grazie al gran numero di modalità disponibili e alla natura fracassona del gameplay, specialmente quando si ha modo di gareggiare online. L'ultimo titolo di Codemasters è un must buy per qualunque nostalgico dei Destruction Derby e per chiunque voglia un'esperienza divertente che non costringa a studiare ingegneria meccanica per trionfare. Ottimo lavoro!